Ciao ragazzi! Oggi sono qui per mostrarvi cosa ho nel mio zaino tech. Ebbene sì ragazzi, oggi sono con questo video che in realtà non ho mai fatto sul mio canale e vi voglio mostrare cosa mi porto io nel mio zaino tech. Inizierei con lo zaino. Il mio non è uno zaino particolare, incredibile, super mega iper costoso. L'ho pagato tipo 50 euro dentro un negozio di sport che aveva anche uno zaino per portare computer e roba tech. Quindi onestamente non so neanche se si trova su Amazon, non so neanche se si trova online. È della Samsung. Sì, esatto, della Samsonite. E comunque mi ci trovo abbastanza bene. Non ho bisogno di zaini iper, mega, iper costosi in pelle, tutte queste robe particolari che magari vi fanno vedere altre. Io mi accontento di questo Samsonite. Allora, inizierei con... ci sono varie tasche, ce ne sono parecchie. Ce ne sono una, due, tre grandi e poi tipo due piccole, due nascoste. Inizierei da quella che si trova proprio qui sopra. Allora, qui sopra, ragazzi, io mi metto e mi trasporto sempre il mio SSD della Kingston, che già avevo mostrato, un SSD da 1 TB, perché senza di lui non potrei montare i video. Dentro ci metto tutti i miei file, c'è la libreria di Final Cut, quindi è veramente indispensabile per me ed è veramente piccolo, trasportabile, super veloce, ve lo consiglio. Ovviamente se mi ricordo cercherò di mettervi tutti i link di Amazon qui sotto in descrizione, poi ovviamente se qualcosa non c'è più o comunque non si trova e niente, non ve lo posso mettere. Poi mi trasporto sempre questo piccolo Victorinox. Perché mi porto un Victorinox? Beh, perché secondo me può essere comunque comodo in alcune situazioni, come per esempio se vi servono delle forbicine, se vi serve un piccolo coltello, lui vi potrà aiutare. Poi è piccolo, trasportabile, l'ho pagato 18 euro in montagna in vacanza, quindi ho detto, bah, lo metto dentro lo zaino, mi potrà servire prima o poi. E poi ovviamente ragazzi, dentro ho anche un piccolo AirTag per vedere dov'è lo zaino o per essere avvisato se me lo dovessi scordare. Ovviamente non è un antifurto, quindi non è che con questo evito che mi rubino lo zaino, però comunque è una sicurezza in più, se vogliamo dire così. Bene, finita questa tasca, direi che possiamo iniziare con la principale. Allora, nella principale, ragazzi, potrete immaginare cosa mi trasporto. Mi trasporto per prima cosa l'iPad mini. iPad mini in cui veramente non posso più farne a meno. Mi trasporto lui invece del mio iPad Pro che vedete qui, che ormai lascio a casa, ragazzi, soprattutto ora contando che ho il MacBook Air, che ovviamente mi trasporto e vi faccio vedere dopo. Però l'iPad mini, ragazzi, è super comodo per guardarsi video, per guardarsi serie TV, per fare dei piccoli lavori di grafica, quindi secondo me è stupendo, piccolino, non ingombra, non pesa per nulla sullo zaino, me lo porto sempre con me. E poi, ragazzi, ovviamente il mio MacBook Air che come vedete trasporto dentro questa sleeve, che in realtà è un po' larghina, devo dire, devo essere onesto. Come vedete c'è un po' di spazio che avanza, è della Tucano, pieno di peli di gatto, perché il mio gatto perde peli incredibilmente tantissimi. Comunque la trasporto qui per avere una maggiore sicurezza, ma ovviamente dentro c'è il mio MacBook Air, di cui ho fatto anche un video qualche giorno fa. Ho fatto il video unboxing e se vi va lo potete andare a vedere. Lui è ovviamente indispensabile per montarmi video in giro, quindi avendo questo zaino ovviamente non potevo non portarmi lui. Ovviamente prima al posto di lui portavo sempre l'iPad Pro, anche se come saprete non ci potevo montare video, quindi era un po' inutile. Finalmente con lui il mio zaino ha un senso. Quindi finito, diciamo, il fulcro principale del mio zaino, passerei al l'altra tasca, quella intermedia, dove in quella intermedia, ragazzi, forse è quella un po' più, no, in realtà non è la più piena, forse è la più vuota, devo dire. Dentro trasporto lui, che è un piccolo treppiedino per iPhone e comunque anche per la videocamera. In realtà l'ho usato anche con la videocamera, che si può anche allungare, molto molto comodo, con un attacco per smartphone. Poi se mi serve per la fotocamera svito questo ed è perfetto anche per la fotocamera. Ha anche qui vari attacchini per metterci microfono, luci, quello che mi serve, e me lo porto sempre con me perché non si sa mai, anche per esempio per fare i vlog è molto molto utile, perché appoggio lì e posso fare il video, quindi ce l'ho sempre qui con me. Veramente di alta qualità, e della Seymour, pure questo non so se riuscirò a trovarlo su Amazon, mi ci trovo veramente veramente bene. E ovviamente in questa tasca, ragazzi, ho anche il mio iPhone 13 mini. In questo caso, come saprete, in questo periodo sto usando lui. A breve arriverà il nuovo iPhone 14 Pro Max, penso, o comunque 14 Pro, quindi sicuramente le dimensioni saranno più grandi, però
anche lui mi sta sorprendendo. Ci ho fatto vari video, se vi va li potete andare a vedere nel canale. E ora ragazzi, alla tasca, quella più grande ma più piccola delle tre, perché sicuramente è quella un po' più piena di tutte quante, perché ho più roba, perché è sicuramente più facile per accedere. Prima di tutto mi porto sempre lui è con me veramente da anni ormai, è un lettore SD per iPhone con attacco Lightning. Me lo porto perché ovviamente ci infilo l'SD quando ho anche la mia videocamera che mi sto trasportando, e se devo trasferire un file sull'iPhone questo qui è veramente indispensabile. E ormai mi sta accompagnando dal 2018 più o meno, quindi sicuramente anni ne ha sulle spalle e lo utilizzo veramente tutti i giorni, fidatevi. Poi ci sono varie penne, ho una penna questa qui che è di Trendevice, me l'hanno regalata loro all'inaugurazione del negozio, ho una matita e ho anche una matita diciamo più tecnologica, ovvero l'Apple Pencil, che mi porto per disegnare, per scrivere, per prendere appunti sul mio iPad mini, quindi è veramente indispensabile. Questo ovviamente è l'Apple Pencil 2. E poi ragazzi, ho sempre un caricatore da 20 watt, penso sia, sì esatto, da 20 watt di Trendevice per caricare ovviamente dispositivi con attacco USB-C. Ho un cavo Lightning USB-C sempre di Trendevice che mi è stato regalato da loro e l'ho trovato veramente comodo, lo potete anche comprare credo sul loro sito, comunque quando acquistate un loro telefono potete richiedere anche questi accessori. È veramente fatto bene, mi sembra sia anche fatto con materiali riciclati, io non vorrei dire una cavolata. E poi ragazzi, mi porto anche un vecchio cavo micro USB, perché non si sa mai, potrebbe sempre servire per qualche accessorio, per qualche cosa che mi sto portando dietro, quindi ce l'ho qui e non fa male, tanto non pesa nulla. E poi ragazzi, ho lui è un power bank MagSafe di Puro. Ragazzi, se voi lo vedete è identico spiccicato a quello di Apple, quindi al MagSafe battery pack è veramente identico, ha anche l'integrazione via software, quindi vi dirà anche la batteria sua direttamente sull'iPhone e anche nel widget batteria, è una roba veramente incredibile, non so come abbiano fatto, probabilmente hanno messo il chip uguale a quello del MagSafe battery pack. L'unica differenza è che ovviamente ha la porta USB-C invece che Lightning, ma a me non cambia veramente nulla, quindi veramente ve lo consiglio io e costa sui 49 euro invece che 119 del MagSafe battery pack. E poi mi porto anche un altro power bank della Cellular Line, questo è da 10.000 mAh mentre quello che vi ho fatto vedere prima da 4.000, quindi diciamo che forse anche un altro power bank mi può essere utile in caso di emergenza. Quindi finita anche questa tasca, che diciamo è quella un po' più pienotta rispetto alle altre, andrei forse all'ultima, sì esatto, all'ultima tasca, che è questa qui davanti. Qui ho praticamente tutti gli accessori Sateci, quindi vi faccio vedere probabilmente l'unico che non è di Sateci, ed è semplicemente un pezzetto di plastica di Cellular Line che serve da stand praticamente. Sì, ce l'ho pure questo giusto per emergenza se mi dovesse servire in qualche modo, ma non lo utilizzo praticamente mai, però comunque ce l'ho se mi dovesse servire. E ora passerei a quelli di Sateci. Uno è lui, è un dock per iPad, quindi io qua lo posso attaccare sotto l'iPad ed ho queste porte. Ho una porta jack, ho una porta USB, USB-C, quindi sicuramente mi aiuterà parecchio se dovessi un po' implementare, ampliare le porte del mio iPad mini. Poi ho questa qui, che voi direte ma una chiavetta? No, è sempre una sorta di diciamo dock, una sorta di ampliamento di porte che io posso utilizzare sia sul Mac e sia anche sull'iPad per metterci le SD o le micro SD, quindi pure questo è super utile, sempre di Sateci, comodissimo, mi ci sto trovando sempre bene, anche questo ormai ce l'ho veramente da anni e quindi tanta roba. Sateci fa dei prodotti fantastici. E poi gli ultimi due prodottini che vi mostro oggi del mio zaino tech sono due caricatori wireless con attacco USB-C sempre di Sateci. Qui abbiamo quello per Apple Watch, quindi lo posso attaccare anche per esempio al power bank, lo attacco e ci metto l'Apple Watch e lo va in carica. Idem per lei, è una basetta di ricarica per le AirPods, quindi lo posso attaccare al power bank e potrò ricaricare in modalità wireless le mie AirPods Pro. A proposito di AirPods Pro, me l'ero dimenticato, ovviamente dentro anche loro ragazzi, ovviamente ho anche le mie AirPods Pro che ormai mi accompagnano dal 2019, loro non possono mai mancare. Quindi ragazzi, questo è il mio zaino tech, come vedete non ho tantissima roba perché comunque non è che ho bisogno di portarmi l'incredibile. Questo è l'essenziale per montarci video, perché ovviamente il mio intento è quello, se devo andare in giro mi serve comunque montare video, altrimenti non mi porterei tutta questa roba. E magari fatemi sapere voi cosa ne pensate del mio equipaggiamento tech nel mio zaino tech, fatemi sapere se anche
anche voi avete qualcosa di questo, o comunque se vi ho fatto venir voglia di acquistare qualcosa che vi serviva. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo che potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!